Le donne vanno dai discepoli e il Vangelo di Marco finiva qui. Poi, in un secondo momento, ma comunque prima negli anni 60, cioè prima che Matteo scrivesse il suo Vangelo, quindi si tratta sempre di materiale antichissimo, viene fatto un aggiunto di 10 versetti in cui si parla dell'apparizione dell'esatto agli 11, ai discepoli. Quindi nel Vangelo di Marco, di apparizione ai discepoli, non se ne parla proprio, è un tema che non esiste proprio, diciamo, nel Vangelo come è stato pubblicato la prima volta. Poi, negli anni successivi, si fa un'aggiunta per affrontare questo tema nuovo, quello dell'apparizione, e praticamente quindi questa aggiunta noi la possiamo chiamare appendice. Bene, il capitolo 21 di Giovanni può essere considerato un appendice? Penso di no. Penso di no. No, perché non aggiunge, appunto, non è come con Marco che bravissimo, perché già i temi non che affronta il capitolo niente. 21, cioè il tema per esempio pastorale, pasce mie pecore, pasce mie agnelli, che vedremo la prossima volta, Gesù l'ha affrontato l'Evangelo di Sì, Giovanni. sì. Quando? Quando dice uscire dal recinto. Il buon pastore, sono venuto, la stessa cosa per il tema dell'agape, dell'amore, e così via. Quindi tutte queste tematiche sono state già affrontate quindi non possiamo parlare mentre possiamo parlare di un'appendice marciana, non possiamo parlare di un'appendice dopo Giovannea. Allora potrebbe essere un supplemento. Che cos'è un supplemento? È quando noi abbiamo un testo pubblicato già intero, alcune tematiche non sono affrontate in modo sufficiente, per cui si sente quell'esigenza con del materiale di seconda mano, cioè trovato dopo, si sente l'esigenza di completare le tematiche affrontate da prima. Il Vangelo, il capitolo 21 di Giovanni può essere un supplemento? No, perché non deve. C'è bisogno di completare quei passaggi. No, c'era bisogno di completarlo, però. Cioè io penso che comunque cioè, si rifà. Allora, invito di nuovo il carnavanzo. Comunque storicamente, vicino alla vita, cioè, è vero il fatto anche diciamo, dei pane e dei pesci, che è un argomento che lui ha affrontato anche prima, però in un contesto diverso, in un modo diverso. Diciamo. Sì, ma il problema, il supplemento, state attenti, è materiale di seconda mano, trovato in un secondo momento. Il materiale che sta nel capitolo 21, come io vi ho spiegato un pozzo di volte, è un materiale antichissimo. Ogni volta che io vi ho fatto il paragone tra Giovanni e Luca, abbiamo visto come le cose che loro dicono sono prima di Giovanni, prima di Luca, sono materiali altro che materiali trovati in un secondo momento. Per cui chiaramente non può essere neppure un supplemento. Allora chiaramente, se non è zuppo, è bagnato, quindi non può essere altro che un epilogo. Bravissima, che cos'è un epilogo? È un'aggiunta di materiale adatto a approfondire, a spiegare i temi, ma senza aggiunta di materiale nuovo. Anche conclusione. Approfondisco meglio dopo quello che ho detto prima. Quindi praticamente il capitolo 21 di Giovanni sta a tutto il Vangelo di Giovanni, né più né meno di come gli Atti degli Apostoli stanno al Vangelo di Luca. Luca scrive il suo Vangelo, poi deve scrivere come continua la storia dopo la Pentecoste, ci sono gli Atti degli Apostoli. La stessa cosa fa pure. Seconda considerazione, chi è che scrive questo? Perché vi ho detto due prima, questo capitolo 21 viene annesso al Vangelo dopo l'anno 90, quando Giovanni è sicuramente morto. Sarà un discepolo. Quindi è chiaro. Perché è un discepolo? Di Sì, è un Giovanni. discepolo. No, un discepolo di Giovanni. È di Giovanni, perché? Perché Giovanni, come tutti gli evangelisti, avrà avuto anche lui qualche. Come Pietro aveva Sì, ma Marco. perché non può essere, per esempio, un membro della chiesa giovannea? Dove. Perché Perché adesso. i particolari che ci sono, forse niente. Perché praticamente questa persona conosce benissimo il pensiero teologico di Giovanni, la sua impostazione teologica, conosce benissimo
il modo di esprimersi di Giovanni, conosce addirittura il modo come Giovanni costruisce, quando si parla in greco, come costruisce la frase greca, che tipo di vocabolario utilizza. E come Marco e allora è chiaro che è solo discepolo che può fare una cosa del genere. Quindi un discepolo di Giovanni fa questo epilogo del Vangelo scritto da Giovanni. Quindi a pubblicarlo è stato un redattore, non la persona di Giovanni. Perché dopo questo discepolo sente questa esigenza di aggiungere questo epilogo a un Vangelo già pubblicato? Perché forse c'erano stati dei contrasti, forse della Chiesa, dei problemi. Precisamente, perché lo richiede la Chiesa da una parte, ma dall'altra parte, guardate, il Vangelo di Giovanni al capitolo 20 terminava meglio ancora proprio così: Gesù operò molti segni, questi sono stati scritti perché voi crediate. Ora c'è stato un segno operato da Gesù, quello della pesca miracolosa, che era particolarmente importante, che era a disposizione della Chiesa di Gerusalemme, probabilmente in quella tradizione, noi non sappiamo se era scritto orale, comunque era una tradizione, un retaggio, un tesoro della Chiesa di Gerusalemme, che noi chiamiamo oggi la Fonte B. E allora costui, per non far perdere un materiale così prezioso, lo prende e lo aggiunge tutto al Vangelo, senza fare il minimo sforzo di collegarlo però a livello letterario, per cui, come abbiamo notato in tutti questi incontri, ci sono delle discrepanze notevoli. Sembrerebbe dunque che Gesù sia apparso a Gerusalemme, agli undici, a Tommaso, come poi vado in Galilea, invece non è vero, va prima in Galilea e poi ci sono le manifestazioni di Gerusalemme. Però, per farvi capire il rispetto che queste persone avevano per la primitiva tradizione, per la paradosis della Chiesa di Gerusalemme, questo preferisce scrivere, cioè a fare questa aggiunta, senza aggiustare, senza toccare nulla, in modo che ci siano queste discrepanze macroscopiche, visibili, piuttosto che manometterle. Questo vi fa capire che serietà ha avuto la Chiesa nel trasmetterci le sacre scritture. Però giustamente diceva dottor Fabiana, ci stanno delle motivazioni anche di natura storica che ci spiegano il perché di questa aggiunta. La Chiesa del primo secolo, siamo alla fine del primo secolo, è la Chiesa piuttosto diffusa nel Mediterraneo. Noi abbiamo delle comunità già in Gallia, nelle comunità della penisola iberica, in Sardegna, oltre che in Grecia, abbiamo dei gruppi che addirittura si stanno formando in Armenia, però chiaramente sono piccole comunità fatte da poche centinaia di persone, e questa Chiesa è continuamente a rischio, perché da una parte ci sono le persecuzioni, Nerone, Domiziano e così via, dall'altra parte ci sono le persecuzioni dei giudei, che nel primo secolo i giudei perseguitavano la Chiesa, e ancora ci sono, peggiori di tutto questo, ci stanno le divisioni interne. Ci sono i Nicolaiti, gli Gnostici, ci sono praticamente il problema degli apostati e così via. Quindi noi abbiamo una Chiesa che veramente rischia di scomparire giorno per giorno. Anche perché apostoli, cioè persone che hanno conosciuto proprio personalmente il Gesù storico, non ce ne stanno più con la morte di Giovanni. E allora nella Chiesa chi è che è punto di riferimento? Quando ci sono dei problemi così gravi come quello che ora, a cui ora ho fatto cenno, chi è che deve avere l'ultima parola? Chi è che, e tu dici Pietro, però guardate, non era tanto pacifico allora, così come non è pacifico. Ricorda la lettera ai Corinzi. A Corinto c'è stata una comunità che dice: io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono di Apollo. L'avete visto? È la stessissima cosa, poi c'è stata in tutti i secoli. Dunque la cristianità si è frazionata in ci stanno migliaia e migliaia di chiese cristiane oggi. I rami principali, per cui il discorso non è solo un discorso di cultura storica, sto dicendo queste cose perché sono interessanti da un punto di vista. Le diciamo che l'ecumenismo è un atteggiamento dello spirito, prima ancora che un movimento, che è esigito, si può dire esigito, sì, da Gesù Cristo. L'ecumenismo non è un'esigenza delle chiese,
Le chiese stanno troppo bene così come sono, ciascuna con le sue tradizioni, con le sue teologie e così via. È Gesù Cristo che esige l'unità, che essi siano una sola cosa, come io e te siamo una sola cosa. E quindi, essendo esigenza di Cristo, non può essere esigenza anche del Padre, esigenza anche dello Spirito, e non può non essere un'esigenza di chi è sotto l'azione dello Spirito. E allora le chiese cristiane, uno degli ostacoli proprio maggiori a un discorso, a un cammino ecumenico, è proprio il primato di Pietro. Noi abbiamo i seguenti rami che sono, diciamo, più importanti. Cioè sta, anzitutto il ramo cosiddetto dei monofisiti, le chiese orientali. Sono quelle chiese che nel 500 si separano da tutta quanta l'altra cristianità perché hanno un modo di concepire la particolare la natura del Cristo. Loro dicono, Gesù Cristo è veramente un uomo. Ma quando Gesù Cristo è stato in base allo Spirito Santo di Dio, questo essere, questa sua natura divina, diciamo, è stata così forte da assorbire completamente la natura umana. Per cui Gesù Cristo, anche il Gesù della Chiesa, è il totalmente Dio, sempre. E la natura umana non è che scompare, ma praticamente è come se si sciogliesse totalmente nella natura. Per cui essi vengono detti monofisiti, e sono per esempio i copti. In Egitto ci stanno da 10-12 milioni di copti, altri 5-6 milioni stanno in Etiopia, Eritrea, poi ci sono gli armeni, poi ci sono i caldei, poi ci sono i maroniti, anche se tutti i maroniti sono in comunione con Roma, quindi sono cattolici. Cioè ci sta, insomma, questo timone che negano totalmente il primato di Pietro. Perché anche se dicono sì, quand'anche fosse vero che Gesù ha avuto un rapporto privilegiato con Pietro e quindi Pietro ha avuto un carattere, come devo dire, un'azione di fondo fondamentale, importantissima nella formazione della Chiesa del primo secolo, allora sta scritto che tutto questo viene trasmesso ai suoi successori. Poi ci stanno, intorno all'anno 1050, si separano tutte le chiese che oggi noi chiamiamo ortodosse, bizantine, la chiesa russa, la chiesa greca, bulgara, rumena e così via. Perché c'è stata la questione qual è la vera Roma, Costantinopoli o Roma? E quindi ci stanno molte discussioni, eccetera. Poi nell'anno 1050 c'è stata l'invasione dei turchi. I turchi vanno verso Costantinopoli, i turchi sono tutti musulmani, e quando gli si chiede dove andate, essi rispondono est emporium, da cui Istanbul, capite? Perché quando poi conquisteranno Costantinopoli, est emporium verso la città diventerà Istanbul, quando sarà stata islamizzata a un certo punto. Ma perché è stata islamizzata? Perché Dio non ha permesso questo? Perché voi non avete idea, perché l'imperatore di Costantinopoli chiese aiuto al Papa di Roma. Questo organizzò la crociata, fatta tutto di elementi germanici, anglosassoni, francesi, come... ma quelli che hanno potuto combinare sta gente, una volta arrivata lì a Costantinopoli, hanno fatto peggio di quello che faranno poi i musulmani. I musulmani, per esempio, Santa Sofia l'hanno sempre rispettata. Questi addirittura, ma pure Santa Sofia hanno avuto graffiti, distruzioni di monasteri, stupro delle monache, hanno rubato tutto quello che potevano rubare, ucciso, violentato. Non avete idea di quello che hanno potuto fare. E quindi chiaramente poi c'è stata la scomunica tra le due chiese, e quindi si è fatto tutto questo. E quelle divisioni con gli ortodossi oggi, più che teologiche, sono di natura psicologica, perché queste, tutte queste cose non le hanno dimenticate. Poi nel 1500 c'è stata il grande scisma d'Occidente, dove c'è Lutero, che il Papa definì un cinghiale che distrugge la vigna del Signore. Ma da sta vigna il Papa si era scordato che devo combinare mistica la copricola di gente che stava a Roma. Gente che viveva nella lussuria più sfrenata. Se vi descrivo le orge che facevano nel Vaticano, c'è stato da inorridire.
gente violenta, gente che aveva, vendeva tutto ciò che era vendibile. Uno scandalo senza fine è stato impapato nel Rinascimento. Insomma. Per cui è vero che il protestantesimo poi ha dato ha degli aspetti molto positivi, perché ha permesso di recuperare il senso della scrittura, l'importanza del battesimo dei laici e così, però ha creato pure un disastro senza conto e fine, insomma. E soprattutto ha perso completamente questo senso del primato del servizio pietrino, insomma, a un certo punto. E non è giusto, perché se noi parliamo con un protestante, che sì, ma quelli papi hanno combinato questi che è stato. Io però posso rispondere, guardate che voi, quando non siete voi riformati, quando siete andati in Australia, in Nuova Zelanda, in Africa e compagnia bella, avete combinato cose ancora peggiori. Pensate a quello che hanno fatto le chiese riformate in Sudafrica, l'apartheid, il razzismo, i genocidi degli aborigeni australiani, il genocidio dei destemmiani, il genocidio degli indios del Cile, della Macchiafa, che avevano fatto i luterani tedeschi. Si parla del genocidio degli armeni, degli genocidi, e il genocidio di tutte queste popolazioni, perché non se ne parla, insomma? E come l'hanno fatto? Con la Bibbia in mano, più nemmeno quello che fa oggi l'ISIS. Con la Bibbia in mano, sono inferiori, noi siamo i predestinati, se ne fucile perché Dio mi ha benedetto con fucile, quello c'ho la lancia, quindi io ho tutto il diritto di ucciderlo e di pigliarmi le sue chieste, allora, e lo facevo con la Bibbia in mano. Ma io non posso buttare via la Bibbia solo perché è stata utilizzata in quel modo come ne fanno. Così non posso buttare il primato pietrino solo perché c'è stato qualche papa che l'ha utilizzato in un modo ne fanno. Non so se mi è chiaro. Bene, abbiamo visto quelli che sono i rami principali che negano questo papa. Una delle obiezioni che tutti, dagli orientali ai riformati, dove fanno, è questa. È vero che nel capitolo 21 di Giovanni si dicono certe cose, ma si tratta di materiale che appartiene alla fine del primo secolo, di materiale che è stato aggiunto 70 anni dopo l'esistenza del Cristo storico, che non fa manco parte del corpo primitivo del Vangelo di Giovanni, ma è stato aggiunto in un secondo momento. E soprattutto di materiale di cui parla solo ed esclusivamente Giovanni, perché se no dice non accennano proprio. Loro si riferiscono all'apparizione personale che Gesù riserva a Pietro. Perché è vero che Gesù non si chiama appare ai discepoli, ma Gesù guardate che appare specificamente a Pietro, tra poco con il versetto 15. Se lo chiami e dici mi ami tu Pietro, tu pasci mi ami, eccetera, poi vedremo tutto questo. Allora, come rispondiamo a tutto questo? Chiaramente è un discorso teorico, perché guardate, non verrà mai nessun casertano a porvi problemi del genere. Abbiamo un livello di ignoranza così crassa, un livello così infimo proprio di conoscenza del cristianesimo, che nessuno vi porrà mai una questione del genere. Potrebbe capitare la disgrazia di qualche figlio particolarmente colto che un giorno mi chieda cosa del genere. Se a qualcuno di più desiderino di andare a fare il catechismo, potrà capitare qualche giovane particolarmente istruito che vi farà una domanda. E allora Barbara, tu come risponderai? Come risponderai quando ti diranno no, solo Giovanni e ne parla 70 anni dopo? Perché? E quindi è un materiale dove la pigliare con le pinzette. Come? Dell'apparizione a Pietro. Sì, dell'apparizione solo a Pietro, perché apparire solo a Pietro significa che per conferire un mandato a Pietro. Significa che perché posso provarci, insomma, perché penso, mi viene in mente solo una cosa, cioè il fatto che forse prima, cioè in quel periodo precedente, ancora viventi gli apostoli, viventi comunque una serie di personaggi direttamente ricollegati a Gesù storico, questo problema non si è posto. Quello che dice Pierluigi è verissimo. Perché in una prima fase, io ve l'ho spiegato in una lezione, tutto quello che abbiamo nelle scritture ha un carattere di tipo enigmatico, quello che interessava era proclamare la risurrezione di Gesù. Poi tutti gli altri problemi sono venuti in una fase successiva, allora la Chiesa si è messa a dare delle spiegazioni e abbiamo la fase apologetica, diciamo così. Però io vi dico, ma è proprio vero che gli altri non ne parlano di un'apparizione a Pietro?
Ieri su 45 persone che stavano lì non ce n'è una. Ah, San Paolo dice. Applauso. Ne ha approfittato perché non c'era Italo. Cioè praticamente, guarda, se noi prendiamo la prima lettera ai Corinzi di Paolo, siamo al capitolo 15, Paolo scrive così: fratelli, io infatti vi ho trasmesso in primo luogo quello che io stesso ho ricevuto, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto, che risuscitò secondo le scritture e il terzo giorno, e che apparve a Pietro e poi ai discepoli. Quindi Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, sa di un'apparizione specifica riservata solo ed esclusivamente a Pietro. Siamo intorno al 48, 50, 45. Intorno al 55. Paolo sta a Efeso giunge Chloe, una cristiana di Corinto, che gli dice: guarda, a Corinto stanno facendo i cambi macello, negano la risurrezione, sei Paolo, sei Paolo, gente di qualche si sposa capo, chiaro un padre, cioè mettiti un po' d'ordine. E lui allora scrive queste lettere ai Corinzi. Siamo intorno al 55 dopo Cristo. Però Paolo che cosa dice? Io vi trasmetto ciò che a mia volta ho ricevuto. Cioè quello che Paolo dice, che Gesù Cristo risorto è apparso specificamente a Pietro, Paolo l'ha ricevuto prima di stare a Efeso, prima di scrivere. Quando l'ha ricevuto? Quando è andato a Gerusalemme. Lui è rimasto cieco a Damasco, poi è andato a casa di Anania, dove è stato curato, ha ripreso la vista, poi è andato a Gerusalemme. A Gerusalemme ha conosciuto tre apostoli, perché gli altri se ne erano andati tutti quanti per il mondo, cioè ha visto Pietro, Giacomo e Giovanni, ha parlato con loro e ha ricevuto quello che ora trasmette ai Corinti. Ma quando è che Paolo è andato a Gerusalemme? Tu hai saputo dire, se quindi non lo dico. Quando è che Paolo va a Gerusalemme? Un giorno prima che si era pigliato l'aereo, no, è andato a Corinto. No, 10 anni prima. Una decina d'anni prima Paolo è stato a Gerusalemme, poi ha iniziato i viaggi apostolici. Quindi quando Paolo ha contattato con la chiesa di Gerusalemme, siamo intorno all'anno 45. Quindi quasi a ridosso. Ma sta chiesa di Gerusalemme che abbiamo contattato è una chiesa che già ha una paradosis, già ha una tradizione. Lasciamo stare se poi era scritto erorale, ma già questa chiesa conosce, c'ha la sua liturgia, c'ha una sua impostazione pastorale, c'ha una sua visione teologica, quindi è una chiesa già organizzata. E sta chiesa già quindi ha dei registri con i logia di Gesù e con le opere che Gesù ha fatto. Sta chiesa quindi trasmette un suo corredo di notizie che sono già delle notizie organizzate, che oggi noi chiamiamo fonte B. Ma per fare tutto questo con i mezzi di allora ci voleva un po' di tempo. Per cui quello che sta chiesa trasmette a Paolo, sta chiesa già se l'era strutturata tenendo presente i tempi dell'epoca, quando non esistevano telefono, televisione, macchine da scrivere, compagnia fotocopiatrice, eccetera eccetera. Possiamo parlare benissimo di almeno lui 3 anni. Per cui quello, la notizia di un'apparizione di Gesù Cristo risorto a Pietro è qualcosa che risale intorno agli anni 40, quando era viva la Madonna, quando erano vivi gli zii, i fratelli di Gesù, tutti i discepoli, e nessuno ha mai contestato a Paolo. Qualcuno lo contesta dicendo tu non sei un vero apostolo, ma nessuno lo contesta sulle cose che Paolo dice. Quindi è chiaro, non è solo Giovanni che parla di un'apparizione a Pietro, con buona pace di tutte le chiese cristiane, insomma. Una seconda testimonianza da chi ci viene? Una seconda testimonianza ci viene da Luca. Luca, proprio alla fine del suo capitolo, quindi siamo a 24, parla dell'episodio dei discepoli di Emmaus. Questi ricevono l'apparizione di Gesù risorto,
lo riconoscono, e poi che cosa fanno? Vanno a Gerusalemme, dove sono riuniti i discepoli. Evidentemente sono andati già in Galilea, poi dalla Galilea sono ritornati a Gerusalemme, ci sta queste, quindi stanno lì, e Paolo, cioè questi due discepoli di Emos, vanno lì a Gerusalemme e dicono: e nel medesimo istante si alzarono e tornarono a Gerusalemme e trovarono gli undici riuniti con i loro compagni, i quali dissero: il Signore è realmente risorto ed è apparso a Simone. Quindi vedete, anche Luca sa, e lo dice nel suo Vangelo, che praticamente c'è stata un'apparizione specifica a Pietro. E poiché è stato a Gerusalemme, dice, dove il Signore è apparso prima a Pietro, Pietro prima di andare a Gerusalemme allo stesso in Galilea. E allora vedete, in un modo diverso, in un contesto diversissimo, uomini diversi che non si conoscono manco tra di loro, dicono due notizie che combaciano completamente. E allora capite quanto sia importante quel materiale che sta nel capitolo 21 di Don Giovanni. Queste cose però non le dimenticate quando parlate con un testimone di cielo, con un protestante, dove cose pie. Non fate vedere che siete degli ignoranti crassi, provenate, fate vedere insomma, che siete coscienti, consapevoli delle cose in cui credete, insomma. C'è sta ancora un'altra testimonianza, pure importante. Io per me lo è, poi non lo so, perché non è così piena, ma è significativa, perché ci viene da Marco. Marco è un Vangelo arcaico, è un Vangelo che oggi nessuno mette più in dubbio che risale intorno all'anno 48, quindi è uno scritto antichissimo. E Marco non nell'appendice, quella giunta in un secondo momento, ma nel Vangelo proprio, nel corpo originale, scrive dunque così: le donne sono al sepolcro dove Gesù appare, e dice loro: ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che mi precedano in Galilea. Quindi costui che parla, loro lo vedono come un giovane uomo vestito di bianco, ma in effetti è Gesù risorto. Questo qui che dice a questa donna? Dietro ai miei discepoli che io mi precedo, che mi precedono in Galilea, ditelo ai discepoli e ditelo a Pietro. Quindi questa persona che sta parlando, che intende fare? Intende apparire ai discepoli e intende apparire a Pietro. Ma è vero che dopo i Vangeli si fermano qui, ma io ve l'ho spiegato, l'ho fatto proprio perché prima era uno scritto enigmatico quello di Marco, non è uno scritto apologetico. E quindi praticamente però Marco ci presenta un Cristo risorto che esprime la sua netta, chiara e precisa intenzione di incontrare gli undici e di incontrare Pietro. Beh, da parte che Gesù Cristo non mantenga fede dopo i suoi impegni. E quindi sicuramente Pietro l'avrà incontrato. E allora vedete come c'è stata una testimonianza omogenea, totale. Ho parlato di Giovanni, Paolo, Luca, Marco. Ci sta addirittura quel Vangelo apocrifo detto di Pietro, il quale è un Vangelo che risale al primo secolo. È un Vangelo apocrifo perché nei primi secoli si sapeva che questo Vangelo esisteva, perché Girolamo e gli altri fanno dei cenni, però nessuno lo aveva mai trovato. Poi nell'Ottocento è stato trovato, ma non completo, sono stati trovati dei frammenti. E dallo studio accurato di questi frammenti si è stabilito che uno appartiene al primo secolo, quindi è antichissimo, è contemporaneo al Vangelo di Giovanni. Secondo, è uno scritto che non ha nessun carattere teologico, è solo una persona senza nessuna cultura di natura teologica che conosce dei fatti e si limita a ricordarli uno dopo l'altro. Quindi vedete, i Vangeli canonici sono frutto della riflessione teologica della Chiesa apostolica e perciò sono sempre stati riconosciuti come canonici. I Vangeli apocrifi non sono dei Vangeli falsi che dicono delle falsità, sono dei Vangeli che non sono stati scritti
nella dimensione della Chiesa, ma sono state scritte da semplici fedeli. Innocente, come devo dire, che stanno a sentire, sentono certe cose, pigliano appunto e poi mettono per iscritto. Bene, in questo Vangelo, dopo di Pietro, che segue tutta la falsariga di Giacomo, anche se con un linguaggio diverso, e c'è cioè, no, di Giacomo di Giovanni, al centro che sta Pietro. Sta Pietro a Gerusalemme, sta Pietro deluso, sta Pietro abbattuto, Pietro che sta mai in Galilea, e poi si ferma lì. Però io dico, se è vero che Gesù è morto, è vero che ci sta stupendo, è vero che Pietro da Gerusalemme si è andato in Galilea, perché non dovrebbe essere vero anche tutto poi tutto il resto? Allora capite che la pretesa di dire che un rapporto da Pietro e Gesù c'è stato descritto solo in un testo tardivo e poi anche un appendice che nessuno ne parla più, è una grande madonna della falsità. Pietro e Gesù veramente è stato destinatario di un rapporto unico, preciso con Gesù. Qual è il contenuto di questo rapporto? Lo vedremo per quelli che verranno chiaramente giovedì prossimo con il versetto, quando partiremo dal versetto. Ora volevo fare un'altra riflessione invece su quello che è il contenuto. Quando noi diciamo le apparizioni, guardate, c'è stato da parlare pensando a un miracolo, cioè io sto là e appare qualcosa di straordinario a Nanzi, ma qual è il senso ultimo delle apparizioni? E mi richiamo a quel verbo di cui vi parlavo in una lezione scorsa, il verbo fanerò, non come Firenze. Questo verbo significa farsi vedere. Allora, mentre nei racconti del capitolo 20 vengono descritti personaggi, tipo per esempio la Maddalena, le donne, Giovanni, che vedono con gli occhi il Gesù risorto, la scena del sepolcro vuoto, le bende e compagnia bene. Il verbo è blepo, teoreo, cioè sono verbi, qui soggetto è sempre una persona umana, un uomo, maschio o femmina, non importa. Quindi, perché? Perché queste affermazioni sono delle testimonianze. E il testimone può essere solo ed esclusivamente un essere umano. L'essere umano è uno che vede, di conseguenza. Invece, quando si parla delle apparizioni agli undici e dell'apparizione a Pietro, Giovanni utilizza il verbo fanerò, il cui soggetto non è mai l'uomo, ma è sempre ed esclusivamente Dio. È un verbo che nell'Antico Testamento è sempre usato per le teofanie. Quindi, mentre il soggetto di blepo è un testimone, quindi un uomo, il soggetto di fanerò è Dio, la teofania. Quindi, quello dopo che si verificano sul lago di Tiberiade, questi racconti che noi stiamo studiando e che ci parlano, a prima chita ci parlano come dei miracoli, no? Come l'apparizione di Lourdes, di Medjugorje e compagnia, sono invece delle teofanie. Ma che è la teofania? È l'arco massimo di rivelazione di Dio, è la rivelazione massima che Dio fa di sé. Si fa fare, è chiaro il discorso. Bene, la prima volta che questo verbo fanerò è utilizzato nel Vangelo di Giovanni è nel racconto di Giovanni Battista. Vi ricordate? Giovanni Battista sta battezzando le persone nel Giordano e a un certo punto, dice il testo italiano, vede Gesù che viene e appena lo vede che cosa dice? Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati. E noi ci siamo sempre scerballati perché non ci riusciamo a capire, ma chissà come ha fatto a capire che chi era l'agnello di Dio? Che ha visto, insomma? Invece il testo greco non dice dove vide, ma dice che Gesù si fa vedere da Battista. E viene utilizzato il verbo fanerò. Quindi Gesù che si fa vedere significa che quello che Battista ha visto era una teofania, perciò ha capito che quello era l'agnello. È chiaro quindi il significato di questo verbo. Bene, sto verbo viene utilizzato ancora nell'episodio di Natanaele.
quello che sta sotto il fico. Gesù gli fa un complimento, gli dice ad un certo punto: non ho mai visto un israelita così. Questo Natanael e tutto quanto dice: come fatto a capire che? E Gesù dice, gli promette: tu vedrai, farò cose più grandi di queste. Ora, se vedere cose più grandi appartengono alla dimensione di fanerò, e se fanerò è il verbo che indica l'apparizione, chiedo scusa, fino alle 9:10? Fino alle 9:10, diciamo. Ok, perché non c'è più Roberto, perciò ti devo aspettare. Ok, scusa, alle 9:10, anzi cerco di abbreviare e di fare ancora prima. Va bene, grazie. Scusate l'imprecisione. Quindi è chiaro, se Gesù, cioè voglio con Giovanni, utilizzando sul verbo fanerò, vuole indicare una teofania, vuole indicare un Dio che si rivela. E se Gesù utilizza questo verbo per Natanaele, capite perché Natanaele, che era di Cana, cioè che era un contadino, che si stava a fare dopo la chicane? Va a pesca pure, che va a pescare se non è un pescatore, insomma. Capite perché Natanaele deve stare per forza lì? Perché Natanaele è il destinatario di una promessa precisa che Gesù gli ha fatto all'inizio del Vangelo: tu vedrai, cioè ti sarà manifestato meglio ancora, cose più grandi di una di queste. E questo quindi avviene realmente, perché noi sappiamo che Natanaele ci stava in quel gruppetto di persone, è chiaro? E allora io vi chiedo, se le cose stanno in questo termine, se a livello di logica, mi state seguendo, no? C'è Natanaele a cui viene promessa una rivelazione di tipo teofanico. Questa rivelazione si verifica veramente. Natanaele ci sta veramente. Perché non viene, quando Gesù appare, non viene nominato Natanaele, ma viene nominato Pietro? È chiaro il discorso? No, non ho capito. Svegliati. Se tutto, praticamente il filo si sviluppa con una promessa che Gesù fa a Natanaele, poi sta la promessa viene mantenuta, perché c'è il verbo fanerò, indica c'è sta veramente questa rivelazione. Allora, se Gesù queste parole le ha utilizzate per Natanaele, se Natanaele si trova insieme a tutti gli altri in quel luogo, quando c'è sta veramente la manifestazione di Gesù, quando c'è veramente la teofania, perché non viene nominato Natanaele, ma viene nominato Pietro? Perché Pietro contiene in sé, rappresenta, ha un valore rappresentativo di Natanaele, di Giacomo, di Giovanni, di tutti. È chiaro il discorso? E quindi se Pietro ha un valore rappresentativo, se Pietro rappresenta tutto, è chiaro che Pietro rappresenterà tutta quanta la Chiesa. Ricordate queste cose, altrimenti noi non saremo cattolici semplicemente perché si è manata tale, o perché qualche prete gioioso ci ha aiutato un po' di acqua in capo, insomma. Ma lo siamo perché siamo convinti, è una scelta di quello che noi facciamo, insomma. È chiaro come il discorso. Quindi veramente Pietro viene presentato come il destinatario di una teofania e rappresenta tutta quanta la Chiesa. Il senso ultimo dell'apparizione, però, e questo vale da Pietro, ma vale pure per Natanaele, ma vale pure per ognuno di noi stasera, qual è? Gesù appare per dare la prova che lui è veramente risorto. Che ce lo fa capire Gesù apparendo? Guardate che mi devo fare presto, perché guardate, il Vangelo di Giovanni inizia con un'affermazione precisa, che il Logos en pros propheo, il Verbo, cioè il Figlio di Dio, era presso Dio. Pros con l'accusativo in greco indica un orientamento, quindi il Logos è colui che è totalmente orientato a Dio, colui che aderisce totalmente a Dio. Questa espressione greca traduce l'ebraico da'at, che è all'amplesso, l'amplesso è l'unione di due, unica, totale, esistenziale, tra due persone. Conoscenza, quindi, in questo senso, qui. Poi che cosa accade?
Accade dunque che quando viene la pienezza dei tempi, a chi devo chiedere che cosa significa pienezza dei tempi? A chi chiedo? Che cos'è la pienezza dei tempi? La pienezza dei tempi. Ma che l'incarnazione è l'incarnazione. Ma perché Don Paolo usa la pienezza dei tempi? Cioè Dio da sempre ha pensato alla salvezza, ma questa salvezza esplode nella storia quando si creano le condizioni perché il tempo dell'uomo, il Cronos, e il tempo di Dio, la grazia, il Kairos, si incontrano tra di loro. Qual è il luogo dove Cronos e Kairos si incontrano? Maria. E Maria. Che Maria, che è anzitutto la persona e poi è icona della Chiesa. Perché oggi dire Maria significa dire noi. Quindi quella è la pienezza dei tempi. La terra fertile, quella che rende il 100%. Perciò Dio ha aspettato che l'umanità producesse questo tipo di terra senza rovi, senza spine, senza sasse, dove il seme buono, quello di Dio, dà il suo frutto che è Gesù. È l'inizio della kenosi. Quindi la kenosi che poi avrà il suo punto massimo nella croce. Dopo la croce ci sta la resurrezione. E Gesù, questo l'ha predetto, no? Ha detto, guardate ora un po' perché io sto per tornare al Padre mio. Tutto è compiuto, però essendo in te di passare da questo mondo dal Padre e così via. Chi è che torna dal Padre? Perché noi abbiamo visto che c'è il Logos si incarna, c'è stata tutta la kenosi, la risurrezione, e poi chi è che torna dal Padre? Il Logos, il Gesù di vabbè, però perché è Gesù umano, non è il torna il Logos, l'umanità. È l'umanità di Gesù. Il Logos, in quanto divino, non si è mai staccato da Dio. Il Logos non può essere crocifisso, il Logos non può morire. Quindi questo Logos, pur essendo presente in modo inscindibile nella persona di Gesù Cristo, con l'uomo Gesù, tuttavia il Logos è sempre stato divino. Quindi il Logos non si è mai staccato dal prostoteo, dall'essere, dall'amplesso, dall'unione intima con Dio. Quello, quindi quello che torna a Dio, che cos'è? L'umanità. È l'umanità di Gesù Cristo. È l'umanità di quell'uomo che è nato da Maria, di quell'uomo che probabilmente è quello che sta sulla sindone, quello che è stato appeso a una croce, quello che gli apostoli hanno visto Gesù. Ma questa umanità di Gesù Cristo è la nostra umanità. È l'umanità di Maria, è l'umanità di Pietro, di Natanael, di Pierluigi, di Fabiano, è l'umanità di tutti. Per cui l'apparizione, la resurrezione non è un miracolo portentoso, è il miracolo più grande, è l'affermazione, la rivelazione che Gesù Cristo fa a questa gente, che la nostra materia, il nostro corpo non finisce, ma in un modo trasfigurato, risorto, ricreato da capo, doveva finire in Dio. E questo vale per tutti quanti, tutto l'uomo. E guardate che questa è una cosa che è solo ed esclusiva del cristianesimo. Perché in tutte le religioni orientali, buddismo, induismo, sacchettismo, jainismo e compagnia bella, la materia è pupù, come nella filosofia greca. E quindi dove se ne va fatta è solo lo spirito che si libera. Come? L'Islam dove praticamente predica una resurrezione della materia, ma non in Dio. Una materia rianimata. Come l'azio. Rianimata, dove, cioè quando dove, il bravo Muezzin, come si chiama? L'imam islamico spiega dove che veramente quando questi muoiono avranno 7 vergini, però se sono vergini, se sono martiri ne avranno 70. E le, man mano che le deflorano, queste ridiventano di nuovo vergini, perché poi loro poi le possono avranno tutto quello che gli piace. E dico, guai se noi non crediamo a queste cose, ma non lo dice perché è un pornomane, sono amassizzus, però praticamente non è, non lo dice per fare pornografia. Lo dice per ribadire in modo totale che la resurrezione è una cosa che riguarda solo la materia, la quale resterà in eterno staccata da Dio. Per cui l'Islam è dualista, perché lì nell'Islam ci sono due eternità, cioè l'eternità di Dio e l'eternità della materia. Altro che saremo noi i politeisti, sono loro i politeisti.
Ma quando i cristiani sono capaci di dire qualcosa che si distrugge, quando vengono a fare i dialoghi, insomma, quanti? Però posso dire una cosa, pure noi cristiani rivediamo un certo dualismo nel momento in cui parliamo di purgatorio, per esempio. Di purgatorio. Lasciamo aperto, perché poi mi metterate, non è vero, non è così. Perché il purgatorio è dove solo un Dio che ci purifica come l'oro. Se l'oro ha delle scorie, dove Dio ha delle scorie. Però sempre in Dio. Però... Capite l'Islam? La stessa cosa, guardate, però è pure per l'ebraismo. Nell'ebraismo la resurrezione è rianimazione di cadaveri che vivono una loro vita materiale all'ombra di Dio, davanti a Dio, ma non in Dio. Cioè resta sempre la separazione. In Gesù Cristo non c'è più nessuna separazione tra Dio e Dio. Questo come significa resurrezione? Questo è il miracolo che Gesù fa alla sua Chiesa. C'è l'affermazione totale della divinizzazione dell'uomo, perché è il purgatorio, è questo, però, è la fase iniziale della divinizzazione dell'uomo. Però per la Chiesa, la Chiesa l'ha proposta, ma la Chiesa cronologicamente no, a livello cronologico, perché per esempio il fatto di dire di 100 no. anni, 20 anni, 30 anni, significa che c'è una realtà cronologica. Vabbè, ma di corbellerie mi hanno detto sempre nel cuore, perché la Chiesa ha sempre parlato di tradizioni, ma con la Bibbia a mano, insomma, perché me la conosce. E quindi chiaramente questo quindi cioè non dico la Chiesa, chiaro, tanti popoli di Chiesa non la conoscono, la Bibbia, e parlano, straparlano, predicano. Lo stesso Don Antonello domenica scorsa ha detto delle vongole che altro che spaghetti, non ci potremmo fare non è ammissibile una cosa del genere, non lo so. Però io dico, vabbè, non guardiamo gli altri, guardiamo noi stessi. Vabbè, questa è la taglia. È chiaro quindi il discorso. Un'ultima cosa, perché poi ce lo dobbiamo da proprio andare. Queste persone, perché a noi ci pare facile parlare della risurrezione dopo 2000 anni di cristianesimo, ma pensate a quei poveri 11 che stavano là, magari una capienza. E allora, dopo che sono successi tutti questi fatti in Galilea, a Gerusalemme, che hanno fatto questi uomini e queste donne? Che non ci dimentichiamo che c'è stata sempre Maria Maddalena, che hanno fatto? Hanno cominciato a volgere la testolina indietro, cioè hanno ripigliato il loro libro e cominciando da Bereshit bara Elohim et Shamaim hu Eretz, in principio Dio creò i cieli e la terra, e hanno ricominciato a leggere versetto per versetto, parola per parola, tutta la scrittura. E hanno capito che tutto quello che c'è nella scrittura porta a Gesù Cristo. I personaggi, Melchisedec, Isacco, Davide, Ester, tutti gli avvenimenti, l'eso, il deserto, la roccia, le acque, il serpente, la colonna di fuoco, tutto porta a Gesù Cristo. E fa capire Gesù Cristo chi è. E Gesù Cristo a sua volta dà la luce su tutti questi avvenimenti. Allora se la Chiesa cristiana di Giacomo, di Giovanni, di Pietro, di Natanaele ha avuto questo atteggiamento di rivolgersi indietro per recuperare il senso della scrittura, perché noi cristiani dovremmo stare dalla mattina alla sera innanzi a cantare gli apostiati di Maronna quando si prendono, perché dovremmo fare questo e non volgersi pure noi indietro e recuperare filo per filo tutto il Gesù Cristo storico? Perché se noi non recuperiamo il Gesù Cristo storico, il cristianesimo diventa un'opinione, una devozione, diventa una tradizione, diventa una religione, ma non è più quella cosa che c'è stata tra Gesù e quelle persone quando mangiavano quel pane, quando mangiavano quel pesce. Io non so se sono riuscito a farmi capire, insomma. È chiaro? Allora, come questi si sono volti indietro per recuperare tutto il senso della scrittura e così hanno capito che cos'è l'apparizione, che cos'è la resurrezione, la stessa cosa noi stiamo tentando da 30 anni, almeno io, di farlo settimana per settimana, cioè il recuperare Gesù Cristo. Perciò io prima ho detto, quando ho visto quattro persone, ho detto, ma io che lo faccio a fare? Però non è stato però. Come? Non è aspettato le 8, le 8 sono le 8. No, allora sono logiche, mi dimentico sempre di me. Però vabbè, come siete venuti, grazie a Dio. Ok, vabbè, noi ci fermiamo qui.